2007, le prime mosse le abbiamo avviate nel 2007. Abbiamo imparato anche noi tante cose. Noi non siamo originari o proveniamo dal settore del turismo e quindi abbiamo fatto molta scuola, abbiamo fatto un po' di esperienza. Pensiamo di, non dico di essere arrivati ad un punto nel quale tutto a posto, va tutto bene, perché questo assolutamente non è vero, ma insomma cerchiamo di esprimere nel modo di qualitativamente più elevato e con il servizio migliore che possiamo offrire alla clientela, quello spirito che noi in qualche modo in famiglia abbiamo voluto cercare di trasmettere nel realizzare questa iniziativa. Lo spirito era quello di condividere con la nostra clientela un angolo della nostra proprietà, dove per fortuna abbiamo un verde particolarmente intenso, particolarmente ricco, come voi potete vedere anche guardandoci e guardandovi intorno. Abbiamo ancora degli animali che sono quelli che accompagnano i minuti, i soggiorni dei clienti che vengono qui a Villa Abbondanzi, le cicogne e i fenicotteri che sono poco distanti, che sono una tradizione, un ricordo di mio padre, che volle a suo tempo apportare qui, creare delle colonie di animali. Credo che un po' tutti quelli che passavano nella via Emilia si ricordano o si ricordavano del parco di Villa Cirene. Queste sono delle testimonianze che ancora oggi esistono. Io ci tengo molto, noi ci teniamo molto a perpetuare queste tradizioni, sia per quanto riguarda il verde, sia per quanto riguarda il contatto con la natura e la piacevolezza di poter soggiornare in un luogo dove magari noi pensiamo di esprimere una certa eccellenza per quanto riguarda sia l'accoglienza in termini di hotel che di ristorazione che di centro benessere. Poi se avrete tempo avremo anche il piacere di farvi vedere girando, facendo quattro passi, l'attuale disposizione insomma di Villa Abbondanzi. I periodi primaverili e estati sono quelli più adatti ovviamente a godere del parco, del giardino, dei fiori, perché è dalla primavera quando comincia a venire un po' di temperatura calda, fanno sbocciare i fiori, le rose. Questa è una zona particolarmente ricca di rose e su questo noi vogliamo e cerchiamo di coinvolgere in particolare la clientela straniera. Io ci tengo brevemente, non la voglio fare troppo lunga, a dire due cose. Oggi il Relais Villa Abbondanzi occupa un numero di persone variabile tra le 25 e le 30 unità, che per essere una struttura di tipo turistico, nell'ambito turistico alberghiero, non è grande ma non è neanche piccola. Io credo che di poter dire che abbiamo avuto modo di accogliere, di formare giovani che sono ancora qui con noi e lavorano con noi, cercando di esaltare le doti che loro hanno di base, ma soprattutto di formarli in termini di professionalità per l'accoglienza di clientele italiane ed estera soprattutto. E questo è un aspetto molto importante, direi fondamentale nell'ambito dello svolgimento di attività turistiche, in particolare nel nostro territorio. Collaboriamo con le scuole di Riolo, le scuole alberghiere di Riolo e di Castel San Pietro, questo anche per cercare di valorizzare le scuole che formano i giovani in questo settore. D'altra parte Marco proviene dalla scuola di Riolo, se non ricordo male, ma anche credo che Alessandro abbia avuto anche lui delle radici e delle origini in questa scuola. Quindi questo per me è un elemento che ho voluto richiamare perché fa parte della formazione dei giovani e accogliamo sempre con grande piacere giovani che intendono misurarsi con le prime esperienze nell'ambito del lavoro, sia a livello di reception che a livello di ristorazione che di accoglienza in generale, perché dobbiamo valorizzare, creare il concetto della qualità, della professionalità e dell'accoglienza per essere competitivi con altre strutture e altri territori
in Italia, ma anche in particolare con l'estero. Noi dobbiamo cercare di far venire qui, e questo è il nostro impegno, il maggior numero di clientela estera possibile. Abbiamo tante risorse nel nostro territorio, da Bologna, da Modena in giù fino alla zona dell'Adriatico, a Ravenna, a Ferrara, la possibilità di andare a Firenze con una grande facilità, con i mezzi, con i treni, con i collegamenti ferroviari che noi abbiamo. Dobbiamo sfruttare meglio queste potenzialità, le dobbiamo sfruttare con l'aiuto delle istituzioni, che bisogna che ci aiutino a sostenere. Innanzitutto l'aiuto deve venire da noi, imprenditori turistici, perché dobbiamo essere più consapevoli del fatto che dobbiamo lavorare assieme per poter ottenere dei risultati significativi. Se poi riusciamo a farlo utilizzando i mezzi che le istituzioni ci mettono a disposizione, allora riusciremo a promuovere all'estero, nelle fiere estere, nei paesi esteri europei ed extraeuropei, le bellezze e le potenzialità di quello che c'è qui in Romagna da poter utilizzare ed usufruire. Noi non abbiamo assolutamente niente da invidiare ad altri territori. So per esperienza diretta che non siamo forse a volte capaci di riuscire a sfruttarli, a metterli in rete come dovrebbe essere, senza alcuna presunzione né ambizione. Villa Abbondanzi è una piccola realtà in questo quadro. Io vorrei poter anche collaborare con altri per raggiungere questo obiettivo.